Il feroce spinosauro. Ciao a tutti! Oggi parleremo di uno dei dinosauri più grandi e feroci che abbiano mai camminato sulla Terra e nuotato nelle acque del nostro pianeta, lo spinosauro. Il nome spinosauro significa lucertola spinosa. Questo nome deriva dalla enorme spina ossea che aveva sulla sua schiena, che poteva raggiungere anche i 2 metri di altezza. Questi pungiglioni erano probabilmente collegati da una vela di pelle, che dava al dinosauro il suo aspetto distintivo. La funzione della vela dello spinosauro è ancora oggi oggetto di dibattito tra i paleontologi, i quali hanno fatto varie ipotesi. Questa potrebbe essere servita per regolare la temperatura corporea dell'animale. La grande spina, infatti, era composta da ossa dense con pochi vasi sanguigni. Questo avrebbe aiutato lo spinosauro a raffreddarsi sotto il sole caldo e, viceversa, a riscaldarsi più velocemente dopo un periodo di immersione in acqua. Alcuni scienziati ritengono che la cresta dorsale potesse essere servita da strumento di visualizzazione e comunicazione. I spinosauri potevano averla utilizzata per attirare gli altri compagni o per intimidire i nemici. Forse la cresta avrebbe anche potuto cambiare colore. Infine, la cresta dorsale sarebbe potuta servire per attirare un partner durante il corteggiamento, un po' come la coda del pavone. Lo spinosauro era un dinosauro teropode che viveva in Africa del Nord tra il Cretaceo inferiore e il Cretaceo superiore, circa 100 milioni di anni fa. In questo periodo il clima era molto caldo e umido, con ampie foreste e fiumi. Questo ambiente sarebbe stato ideale per un dinosauro semiacquatico come lui. I resti fossili di spinosauro sono stati ritrovati in numerosi siti in Nord Africa. Il primo esemplare fu scoperto nel 1912 in Egitto. I fossili di quest'ultimo, purtroppo, furono distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma nel 1996 furono ritrovati nuovi fossili in Marocco. Lo spinosauro è poi noto per essere uno dei dinosauri carnivori più grandi che siano mai esistiti. Era più grande del famoso Tyrannosaurus Rex e del Gigantosaurus. Alcuni paleontologi stimano che potrebbe essere stato lungo fino a 18 metri e pesante più di 8 tonnellate. Ma non è solo la sua dimensione a rendere lo spinosauro unico. Le sue zampe anteriori erano palmate, così da permettergli di nuotare in modo più efficiente. Ma queste erano anche dotate di artigli lunghi oltre 30 cm. Inoltre lo spinosauro aveva un cranio allungato, simile a quello di un coccodrillo, pieno di denti aguzzi. Le sue narici erano situate in cima alla testa, ciò gli permetteva di respirare anche quando era immerso. Questo suggerisce che potesse essere un eccellente pescatore, capace di catturare prede nell'acqua. Le analisi dei resti fossili hanno confermato la presenza di resti di pesci e di altri animali acquatici, come tartarughe, coccodrilli e rettili marini. È possibile che lo spinosauro si cibasse occasionalmente anche di prede terrestri, come mammiferi, uccelli e altri dinosauri. Tuttavia, i resti fossili di prede terrestri sono molto rari. Lo spinosauro era inoltre un dinosauro semiacquatico. Aveva ossa dense simili a quelle dei pinguini moderni, che gli permettevano di immergersi nell'acqua. Questa è una caratteristica unica tra i dinosauri, che suggerisce un stile di vita diverso da quello di tutti gli altri carnivori preistorici. Purtroppo, non sappiamo molto di più sullo spinosauro. La maggior parte dei suoi fossili sono stati distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale, e quelli rimasti sono frammentari. Tuttavia, i paleontologi stanno lavorando duramente per scoprire di più su questo affascinante dinosauro. In conclusione, lo spinosauro è un dinosauro unico, con le sue enormi dimensioni, il suo stile di vita semiacquatico e il suo cranio allungato, simile a un coccodrillo. Grazie per aver guardato questo video. Speriamo che vi siate divertiti. Un saluto da Pippo e Tommy.